Ieri abbiamo assistito a un derby particolare, tutto pordenonese, tra il Pordenone calcio a 5 e il MacCamprata calcio a 5. Derby finito, derby finito per un, col punteggio di 1 a 1. Abbiamo lasciato un po' di rammarico ieri, vero Giovanni? E intanto buonasera a tutti. Eh, sì, certamente sì. Secondo me meritavamo qualcosa in più. Però... Ogni tanto la sfortuna più che sfortuna, forse un po' di imprecisione eh, un po' di imprecisione, soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa è, Ce la siamo è salito alla un po' pari. il pordenone. Ve la siete giocata alla pari. Quindi, tutto sommato in un palaflora mh, gremito mh, ha vinto anche lo, lo sport locale, quello del movimento del calcio a 5, dove il pordenone calcio a 5 e il Macano oggi sono due belle realtà. Assolutamente sì. Eh, peccato proprio per il primo tempo, abbiamo avuto tantissime occasioni, dovevamo chiuderla come dicevamo prima, dovevamo chiuderla nel primo tempo, peccato. peccato. Mattia, tu hai assistito purtroppo causa infortunio dagli spalti e ti abbiamo visto anche... Eh, beh, sai, buonasera a tutti, sì, come ben sai beh, io sono un tipo abbastanza caldo sia in campo sia fuori perché poi postilla per me personale, per me era un derby eh, oltre che di città anche mio personale perché ho giocato sia gioco al Maccan e ho giocato anche a Pordenone beh, quindi, quindi la sentivo. Mi sarebbe piaciuto giocarla. più che A, vedere a proposito la di, di, di campi da gioco, quando è previsto il tuo rientro? Allora ancora non posso dire nulla di certo. Io spero che con tutte le varie fasi rispettate che il mio piede comunque mi assista, spero per fine gennaio di essere di nuovo disponibile a disposizione della squadra. Ecco. Poi valuterà il mister i termini nei quali possa scendere o meno in campo. Ecco. Il presidente Simone Maccani invece stasera ci teneva a uh, lanciare un augurio. Sì, volevo innanzitutto... Eh... A ringraziare per fare un bilancio così veloce di questi primi quattro mesi, un ringraziamento particolare a tutta la società, ai collaboratori, ai giocatori che veramente hanno dato il massimo in questi primi quattro mesi. Eh, speriamo che con l'inizio dell'anno 2016 appunto si continui con questa nota positiva di avere una marcia in più e ne approfitto, eh, visto che eh, siamo in clima natalizio, di, eh, di augurare un buon Natale a, a tutta la società e anche a tutti qui presenti a Telepordenone. Quindi, eh... e, e ci auguriamo anche che il 2016 sia nella scia del, del vecchio che lasciamo a livello, esatto, esatto. A livello di risultati. Esatto. Ehm, ci sono interventi sul mercato interventi sul mercato. Eh, abbiamo fatto già eh, tre innesti eh, la settimana scorsa con tre ragazzi che comunque eh, uno ha esordito ieri. Uno esordito ieri, esatto. Tarek. Che è un ragazzo che ha giocato già nel, in una squadra veneta. E comunque mh, la società è molto ambiziosa del, del progetto che sta portando avanti. Eh, sta costruendo un ottimo lavoro a livello di storia giovanile e comunque eh, prima o dopo i risultati devono venire e fuori per forza. Parte anche il progetto scuola, anche nel 2016. Sì, il progetto scuole. Eh, già abbiamo iniziato questo mese con tutto il compressorio di prata di Pordenone, scuole medie, scuole elementari. Eh, con il mese di gennaio si partirà anche nel l'Istituto Kennedy di Pordenone e più anche il Brandolini di Overzo Ultima cosa, ricordiamo a tutti il 23 sì. al Forum di Assago il 23 al Forum di Assago che tra l'altro saremo ospiti eh, d'eccezione: cioè l'unica squadra di, di calcio a 5 in Italia ad essere ospite su un palcoscenico di fronte a 10.000 persone tra cui anche tutti i massimi esponenti della, della televisione, attori, eh, cantanti. E, e avremo anche una telecamera che poi esatto, manderemo esatto. le immagini qui a Telepordenone del, dell'evento che esatto. Francesco Gullo, già ospite qui, aveva presentato. Esatto. Grazie Presidente. Perfetto, grazie mille, grazie mille. ancora al Calcio A5.